Continuiamo con gli interventi. Passo ora la parola ad ARPAE. Io ho segnate dottoressa Patrizia Albertelli, dottoressa Alessandra Agostini, dottoressa Paola Cilingardi. Mi dicano loro, si gestiscano come tempi, insomma. Prego, 10 minuti. Abbiamo il microfono spento, bisogna accenderlo. È stato detto abbastanza, direi un po' tutto rispetto a quello che è il campo degli interventi che sono previsti, a tutto quello che è stato fatto in questi anni, che sono tante cose. Ovviamente la situazione è complessa, molto complessa, e si fanno piano piano piccoli miglioramenti. Direi che questi ultimi interventi che sono previsti, Afosa e il canale delle Moline, saranno una soluzione evidente. Certo che ci vorrà un po' di tempo per realizzarli, quindi non ci attendiamo nella prossima estate, nel prossimo anno o 2 anni che ci siano dei miglioramenti visibili alla Bova. Questo deve essere chiaro. ARPAE continua a dare la sua disponibilità per tutti i monitoraggi dei canali nelle parti scoperte, perché non siamo abilitati a lavori in ambienti confinati, pertanto sotto i canali, nelle parti tombate, non possiamo accedere. I monitoraggi che abbiamo svolto negli ultimi anni, anche a seguito del protocollo del progetto IDAR, quello che consente di spostare delle portate depurate dal depuratore di Bologna sul Saverne abbandonato, al fine di lasciare delle portate di acque pulite, tra virgolette, dal canale di Reno nella ville, ha già dato qualche risultato evidente, insomma, c'è stato un miglioramento sensibile. L'anno scorso non siamo riusciti a fare il monitoraggio dei soliti punti, quanto proprio a causa dei lavori svolti dal consorzio dei canali, la portata non era disponibile, pertanto abbiamo saltato l'anno. Dati i lavori di quest'anno, devo immaginare che non sarà una situazione molto diversa. Comunque, se saranno le condizioni, faremo un altro giro di verifiche. Ci risulta abbastanza nuovo come notizia quella degli scarichi nel Cavaticcio, perché negli anni 90 è stato fatto un grosso intervento di collettamento di tutti gli scarichi che c'erano in questo tratto, sotto via il porto fino alla Bova. Evidentemente non bisogna mai poi abbandonare il controllo, perché, come si è detto anche prima, è un attimo attivare un nuovo scarico e una nuova opzione. Vedremo un pochettino, adesso chiederemo anche a chi ha accesso a quelle zone di cosa si tratta e se possiamo dare il nostro contributo. Non so se la collega vuole dare qualche notizia sui monitoraggi che abbiamo svolto, ma sono tutti i dati disponibili sul nostro sito, sul sito ARPAE di Bologna. No, allora, buongiorno a tutti, sono Agostini e noi ci occupiamo del monitoraggio per varie motivazioni del Navile da moltissimi anni. Abbiamo concentrato, diciamo, il nostro interesse sulla parte dei canali sotterranei dal 2014, per cui abbiamo mantenuto negli anni dei monitoraggi tutto l'anno fino al 2018 e poi dal 2018 abbiamo concentrato il monitoraggio nel periodo estivo, quando è partito poi il progetto di cui parlava la collega della derivazione delle acque dello scarico IDAR e delle acque mantenute sul canale delle Moline. Lì nel periodo estivo abbiamo visto anche dai dati sia di noi utilizziamo degli indici, l'Escherichia coli che ci dà l'inquinamento fecale e l'Imeco che è un indice ambientale che ci dà
un'idea degli inquinanti ammoniaca a base di azoto, ammoniaca, nitrati e ossigeno e fosforo totale, quindi quelli che sono gli scarichi domestici. E abbiamo visto che nel periodo estivo fino al 2021, quindi in questo da 2018 al 2021, diciamo il mantenere l'acqua nel navile aveva migliorato quella che era invece che era lo stato che avevamo trovato negli anni passati. E diciamo rispetto alle analisi che abbiamo noi, che abbiamo pubblicato e manteniamo pubblicate sul sito di ARPAE nella sezione Territorio Bologna, c'è una pagina dedicata ai canali bolognesi. E dalle informazioni che abbiamo noi, il canale, la derivazione del Reno che avviene alla chiusa, che va a fornire acqua al canale di Reno, al canale Cavaticcio, sostanzialmente mantiene la stessa qualità che ha il canale di Reno, e quindi non abbiamo visto dai dati negli anni una variazione. Quindi quello che diceva la mia collega era non ci risultava appunto un inserimento di scarichi domestici nel Cavaticcio. E diciamo il maggior attore che invece negli anni ha continuato a fornire inquinamento di origine domestica è l'Aposa. Il peggioramento si aveva nel canale delle Moline e poi dopo lo vedevamo nel canale Navile. Per cui, diciamo, quello che era il periodo estivo che dava le maggiori problematiche veniva tamponato appunto con questo progetto che avevamo visto che stava funzionando. L'anno scorso non siamo andati, vedremo l'anno prossimo di monitorare la situazione. Arrivederci.